quel bambino che giocava in un cortile mio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, solo in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono. A rimanere seduti perché ci sarà la proiezione dell'ultimo filmato in cui vedremo proprio lui, il festeggiato di questa serata. Anche se non c'è, io ripeto che lui è qui in mezzo a noi, felice di questa serata. Io ne sono proprio convinta. Tutto questo a suo nome, quindi fra un po' come se salirà sul palco e canterà proprio qui insieme a noi. Io ringrazio sempre tutti i tanti amici che aveva e che ha ancora. Le loro esibizioni hanno voluto ricordare Modesto. Questa serata ha lasciato sicuramente la voglia di fare una seconda edizione per il prossimo anno. Dopo l'ultimo filmato, perché ci sarà la consegna della targa alla famiglia Ventura.
Bene, io a me non resta che ringraziarvi di cuore e lasciarvi con una frase di Torquato Tasso. La musica è una delle vie per la quale l'anima ritorna al cielo. Se non a te, ah.
ringraziamenti. Innanzitutto alla comunità di Cacuri che è intervenuta in massa questa sera, al primo cittadino di Cacuri che è invito sul palco, insieme al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco, che anche loro vorranno consegnare una targa, era previsto a metà serata, quando il treno che ha fatto partire Enzo dal video, diciamo mi voglio così aggiungere, mettere due frasi, una che ha detto la bambina Desiree, che è stata la più piccola che si è esibita questa sera, che Modesto resterà diciamo per sempre nei cuori sia dei concittadini diciamo di Cotronei che di quelli di Cacuri, ma diciamo di tutto il comprensorio del Marchesato. Io ringrazio la famiglia a nome dell'amministrazione comunale che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questa importante iniziativa, e mai nessuno come Modesto era riuscito a mettere insieme tanti talenti diciamo della nostra comunità, perché dovete capire che questa sera è stata un'ottima, con la O maiuscola, improvvisata. Del resto erano come le serate che diciamo piacevano tanto a Modesto farle, no? Improvvisate. E quindi vedere Antonio Toscano, Antonio Bevilacqua, lo stesso Leonardo, tutti gli amici di sempre emozionati questa sera, già il video era di per sé emozionante, e quindi sarebbe stato diciamo difficile per chiunque salire sul palco subito dopo il video. Quindi avete fatto bene a iniziare con i brani, avete debuttato con Pasquale. Strada facendo si è ripercorso un pochettino la storia di un personaggio, no? Perché Modesto nel suo piccolo è stato un personaggio. Però volevo ricordare una cosa che forse stasera non è stata detta. Abbiamo visto che è stato un padre di famiglia esemplare, un appassionato di musica, e ha trasmesso questa passione a tanti nostri concittadini e non solo. Però tramite Modesto, non l'ha detto nessuno, in pochi lo sanno, oggi numerose persone lavorano nel mondo della scuola. E quindi un applauso per questo, perché è da sempre conosciuto un bando nel mondo della scuola, dal bidello all'assistente di segreteria, al maestro, lui era pronto a dare i bandi, e me lo ricordo. E conosco almeno una decina di persone, io, di Cotronei, che grazie a Modesto oggi mantengono la propria famiglia. Quindi l'applauso lo voglio fare per questo, perché in un mondo diciamo come oggi, che ci sono difficoltà a livello economico, sapere che grazie a Modesto vivono 10, almeno quelle che conosco io, so che sono 10, ma potrebbero essere tante di più. Io l'appello, la sfida che lancio al sindaco di Cacuri è quella di rifarla questa serata, di rifarla magari, non lo so, decideranno Pasquale, tipo come Pavarotti faceva Pavarotti e Frenza a Modena, là, fare un omaggio a Modesto in quello di Cacuri, quindi fare una serata con tutti gli amici di Cotronei, anche perché noi siamo legati con la comunità di Cacuri. Avendo perso pure diciamo mia mamma che ero piccolissima, mi rivedo nella piccola gloria, no? E mi ricordo all'epoca il medico mi disse: fai finta che tua mamma è partita con un treno. Allora questa sera, di tutto il video diciamo che ha fatto Enzo, il primo, che è stato davvero commovente, la parte che mi sono ricordato, quello che mi disse all'epoca diciamo il professore, mi disse: fai finta che tua mamma è partita per un viaggio, e che tu ogni volta che la vuoi raggiungere non hai soldi, non te lo puoi permettere. Vorrei ringraziare Pasquale Fragelli per l'impegno che ha dato questa serata e tutti coloro i quali hanno condiviso questo progetto. Sociale. Grazie. Qua stiamo ricordando Modesto, per me viene più naturale ricordare Tinuccio, perché così era Cacuri per tutti i Tinuccio. Ricordarlo, l'ho sempre avuto vicino di casa, sempre stato nella mia vita amico fratello di mio zio, e ha rivissuto costantemente nel corso degli anni, perché l'emigrazione a Cacuri ha fatto un effetto strano. I miei coetanei sono parti che mi sono rimasti i padri. Sono i padri rappresentanti della stessa generazione di cui faceva parte
di Lucio e che costantemente non fanno altro che ricordare gli anni 60, gli anni 70. E lui è stato indubbiamente uno dei protagonisti degli anni 60, degli anni 70 caccuresi. Rivive quotidianamente nei discorsi, nei ricordi degli amici, di coloro che gli sono stati vicini, come Savino, perché è rappresentante, è vero, noi l'abbiamo perso, è venuto poi a Cotronei, ma è rappresentante di una generazione forse irripetibile per la comunità di Caccuri, una generazione impegnata nel sociale, attiva nella vita della comunità, una generazione che ha fatto della musica un punto di incontro reale, un punto di unione per tutti i rappresentanti della comunità caccurese, andando anche oltre i confini del nostro piccolo paese. Ovviamente sono vicina alla moglie e ai figli che conosco da bambini, con Fabio siamo più, diciamo, vicini d'età. Lorenzo era piccolissimo, ce lo portavamo ai Maglioni e lo costringevamo a cantare la canzoncina di Jovanotti, il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, per far capire... Appunto, la ricordo ancora, per capire il rapporto a quando risale, è una cosa che mi emoziona. Io ringrazio la comunità di Cotronei per aver avuto questo pensiero, sicuramente sarà ripetuta a Caccuri come esperienza magari nel corso dell'estate, perché gli amici, quelli che gli sono sempre stati vicini, i tanti compagni dei vari concerti, delle varie strenne serenate portate per Caccuri, saranno felicissimi di ricordarlo nel modo in cui sicuramente lui vuole essere ricordato questa sera. Grazie e buon 2011 a tutti. Io volevo riallacciarmi un po' a quello che ha detto la ragazzina che ha cantato poco fa, che non, quando non si conosce una persona fisicamente rimane il ricordo, rimane quel ricordo che bisogna tenere stretto, le persone care che ci lasciano un ricordo molto caro. Io questa sera l'ho visto questo ricordo, l'ho visto fra di voi, l'ho visto che Modesto Tinuccio, perlomeno come noi lo ricordiamo, come diceva giustamente Marianna, ha lasciato un buon ricordo, e questo è tanto. Visto che avete già ringraziato tutti, ma io concludo ringraziando entrambe le amministrazioni di Cotronei e di Caccuri, naturalmente che il luogo di nascita e di ritorno di mio padre. Ringrazio tutti e concludo dicendo che ho avuto la prova che le persone che amiamo veramente in realtà non muoiono mai. Brava Ilaria. Anch'io, scusate, vorrei concludere con un ringraziamento particolare a Pasquale, l'ideatore, l'artefice di tutto ciò, che ci ha permesso di onorare una persona a me talmente cara, e quindi un semplice grazie, ma che non ha nulla di semplice. Grazie Pasquale. Un ringraziamento speciale alla presentatrice. Vi auguro un buon 2011 a tutti e a presto. Bene, abbiamo concluso la serata, io vi ringrazio ancora e lascio la buona notte a tutti.